Chi non muore si rivede e quindi eccoci qui con un nuovo vlog a distanza quasi di un anno. Mi dispiace per la lunga assenza, ma spero di riprendere il ritmo. Riparto con questo vlog in questo mese che è uno tra i miei preferiti. E vi parlerò del caffè letterario che abbiamo realizzato con la mia associazione culturale, l'Associazione Culturale Libertaria, che è stato un caffè letterario a tema Halloween, appunto, in cui ognuno ha portato un libro dell'orrore o comunque un libro di paura di cui ha parlato ad un tavolino. E le persone che si sono unite a questa iniziativa hanno potuto ascoltare per 10 minuti, quindi questa persona a raccontare questo libro, e poi allo scadere dei 10 minuti suonava una campanella e ognuno poi cambiava, se voleva, posto, tavolino, e quindi sentiva un'altra persona parlare di un altro libro dell'orrore. Io ho partecipato sia in qualità di organizzatrice sia in qualità di relatrice, diciamo, e ho portato uno dei miei libri dell'orrore preferiti, ovvero Rosemary's Baby di Ira Levin. Questo libro è il secondo libro di questo autore americano ed è considerato il suo capolavoro. Viene pubblicato nel 1967 e conosce subito grande fortuna, diventando il libro bestseller del genere horror di tutto il decennio, e di fatto ha rilanciato il genere della letteratura horror per i decenni successivi. Infatti la letteratura dell'errore conoscerà grande fortuna negli anni 70 e negli anni 80. In più, in questo libro sono contenuti degli elementi di novità che in qualche modo rinnoveranno il genere. La fama di questo libro viene però oscurata già a partire dall'anno successivo, quindi nel 1967, quando il regista polacco Roman Polanski realizza l'adattamento cinematografico, che si intitola sempre appunto Rosemary's Baby. Anche la pellicola conosce grande successo, incassando più di 30 milioni di dollari, che era una cifra esorbitante per una pellicola horror. La fama però, ma soprattutto più che la fama, l'aura un po' maledetta e pesante legata alla storia di Rosemary's Baby, quindi al libro e al film, gliela dà quello che accade nel 1969. In quest'anno, infatti, la moglie del regista Roman Polanski viene uccisa in uno dei crimini più efferati e più famosi di tutto il secolo, ovvero la strage di Cielo Drive a Bel Air, dove Sharon Tate, appunto la moglie di Roman Polanski, verrà uccisa dalla setta di Charles Manson insieme ad altre persone. Sharon Tate verrà uccisa all'ottavo mese e mezzo di gravidanza, e questo è un collegamento purtroppo con la storia di Rosemary's Baby, che già dal titolo possiamo intuire che tratti di una gravidanza se non di una maternità. La fama un po' così maledetta non gliela dà soltanto questo orribile crimine del 1969, ma gliela dà anche il palazzo che ha ispirato Ira Levin per l'ambientazione del suo romanzo. Nel romanzo il palazzo dove si ambienta la vicenda si chiama Condominio Bramford. Tra l'altro Bramford, il nome Bramford inventato dall'autore, è un omaggio allo scrittore Bram Stoker, ma si ispira appunto ad un palazzo realmente esistente, che è il Dakota Building, che è quello che si vede nella copertina. Il Dakota Building è anche il palazzo che si vede nelle riprese esterne nel film di Roman Polanski. Si tratta soltanto delle riprese esterne, perché al regista non era stata data l'autorizzazione per girare negli interni. Infatti, leggendo anche quest'altro libro, La maledizione del Dakota, che è specifica proprio, parla di tutte le vicende legate a questa costruzione, in questo libro ho potuto vedere come per entrare in questo palazzo sia molto difficile. Infatti tutti gli inquilini sono milionari, ma non solo, non basta, perché c'è un consiglio di amministrazione che ha delle regole molto severe per decidere chi può andarci a vivere e chi no. Calcolate che per esempio Madonna e Cher hanno fatto domanda per acquistare un appartamento nel Dakota Building, ma il consiglio non gli ha accordato la vendita. Quindi hanno una selezione molto rigida. Anche questo palazzo contribuisce all'aura un po' maledetta che aleggia intorno alla storia di Rosemary's Baby.
Già per quanto riguarda l'origine del Dakota Building, una delle leggende dice che questo palazzo nasca cioè venga costruito alla fine dell'Ottocento a New York su quello che era un antico cimitero indiano. Da qui dovrebbe venire il nome Dakota, anche se questa spiegazione, diciamo, non è quella ufficiale, non è accertata. Poi, come viene detto in questo libro che vi ho mostrato prima, ci sono vari fatti inquietanti legati a questa costruzione, ma il fatto più famoso forse è quello che accadrà nel 1980. Infatti John Lennon, che era un inquilino insieme alla sua compagna Yoko Ono del Dakota Building, verrà assassinato proprio davanti al Dakota Building, nel punto esatto, tra l'altro, in cui nel film di Roman Polanski vedremo una ragazza suicidarsi buttandosi dal settimo piano e cadere proprio in quel punto. Con queste premesse che vi ho raccontato, che fanno di Rosemary's Baby una storia reputata maledetta, uno si immagina che il romanzo parta appunto con ambientazioni macabre, fosche, con personaggi mostruosi, ma in realtà non è affatto così, perché Ira Levin è un maestro nell'ambientare le sue storie e quindi di mettere l'elemento disturbante, l'elemento inquietante in cornici assolutamente piatte, anche patinate a volte. Infatti Rosemary's Baby parte proprio nel centro della metropoli per eccellenza, nel cuore della modernità e della contemporaneità, nell'Upper West Side di New York. Questo è un elemento di novità per quanto riguarda la letteratura dell'orrore. Non ci sono più quindi ambientazioni esotiche, non siamo più in Transilvania, non siamo più nemmeno nelle zone suburbane dell'Hotel Bates di Psycho, che è di qualche anno prima, ma appunto siamo nel cuore della modernità. Anche la protagonista, insieme a suo marito, quindi Rosemary, e il marito Guy, sono due persone normalissime, borghesi, con dei sogni borghesi, soprattutto Rosemary, che è una ragazza giunta a New York dal Nebraska, quindi una, diciamo, campagnola tra virgolette, che si ritrova nella metropoli e cerca subito di entrare nella vita moderna metropolitana, ma comunque è mossa e animata da ideali che sono quelli di essere una brava moglie, una brava casalinga e di diventare mamma, mentre invece suo marito Guy è animato dal sogno di diventare un attore famoso. Li ritroviamo all'inizio della vicenda che cercano un appartamento per cominciare la loro vita da sposati e si innamorano subito dell'appartamento che si trova nel condominio Bramford. Il primo elemento inquietante che troviamo nella storia è l'amico di Rosemary che cerca di fargli cambiare idea, perché gli dice che quel palazzo è maledetto, è abitato dal diavolo, perché in passato ci sono state delle due sorelle che mangiavano bimbetti, c'era un famoso satanista, Adrian Marcato, che svolgeva qui riti satanici, e nella lavanderia del palazzo venne addirittura ritrovato un neonato morto. Questo non ferma Rosemary e Guy, che comunque prendono in affitto l'appartamento e vi si trasferiscono. Nella loro vita entreranno quasi subito i loro vicini di casa, due simpatici vecchietti in piccioni, che all'inizio infastidiranno Rosemary e Guy appunto con la loro pretesa di insinuarsi nella loro vita, ma ben presto scatterà tra loro un'amicizia, soprattutto da parte di Guy, che sarà anche un po' affascinato da questo simpatico vecchietto, Roman Cassavetes, perché ha, diciamo, conoscenze nell'ambito della cinematografia, quindi vede anche un'occasione. Io con la trama mi fermo qui perché non voglio anticipare troppo, ma senza fare spoiler, comunque già dal titolo si capisce che questa storia avrà a che fare con quantomeno una gravidanza, appunto si parla del bambino di Rosemary. E questa scelta di mettere al centro del romanzo questa gravidanza, Ira Levin lo fa perché lui ha sempre sostenuto che l'orrore più grande non è l'orrore in sé, ma è l'attesa dell'orrore. E qual è l'attesa per eccellenza? Appunto l'attesa di un bambino. Quindi insinua l'elemento orrorifico, l'elemento disturbante nella gravidanza. Con la sua storia,
appunto ambientata, come abbiamo detto, nel cuore della contemporaneità, nel cuore della modernità, Ira Levin fa una critica feroce alla società, senza dire nulla di quello che accade poi nel libro, ma il succo è che fin quando io ottengo dei privilegi, dei riconoscimenti, fin quando la fortuna mi sorride, fin quando la mia vita è al sicuro, a me non interessa di quello che succede agli altri. Questa è un po' la critica sottesa a questa vicenda. In più, un elemento che a me è piaciuto tantissimo è la vena femminista di quest'autore, che ho ritrovato anche in un altro suo libro, La moglie perfetta, che vi consiglio, perché in questa vicenda si può leggere anche come la società si appropri del corpo delle donne per gestirne la capacità femminile riproduttiva. Infatti in questo libro Rosemary è una vittima di chi la circonda e queste persone si appropriano di lei in un certo senso. Quindi la donna diventa un mezzo usato da qualcun altro e quindi la donna perde il possesso di se stessa, del proprio corpo. Beh, spero di avervi incuriosito almeno un po', non ho volutamente detto di più della trama perché è bello insomma che la scopriate, e quindi vi consiglio di leggere il libro e vi consiglio poi, dopo aver letto il libro, di vedere anche il film, che è una trasposizione molto fedele rispetto al libro. Una tra le altri libri di cui abbiamo parlato al caffè letterario sono stati Dracula di Bram Stoker, La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe, Il libro delle streghe di Joyce Lussu, I salici di Blackwood e La storia della vecchia signora di Durrematt. Niente, quindi vi lascio alle immagini del caffè letterario di ieri e ci vediamo, spero presto, al prossimo vlog. Ciao! Thank you.